Tonisino. In molti lo conoscono, anche se in realtà lo conoscono come noi ci conosciamo per nome, ma non mai di vista, perché io l'ho definito, non so se vi piacerà questa cosa, un po' il Casaleggio made in Palermo. Lui è un pioniere di quello che è il web a Palermo. Lo conosceranno per Job Italia, per uso mio e per tante altre cose, ma soprattutto perché è una cosa che anche i milanesi ci hanno, ora me lo confermerai, ci hanno non copiato, però insomma. Fotocopiato, ripreso, la classifica dei social influencer. Quando una parla di social influencer dicono social care, perché non si capisce. Io ho tentato di spiegarlo, ho scritto anche un articolo, l'ho intervistato, farei anche parte, insomma, verso la fine della classifica di questa di questo gruppo, però adesso lui sarà più bravo, ci spiegherà che cosa sono i social influencer, ma soprattutto l'importanza dell'influenza nei social per la diffusione di tematiche ambientali. Quindi lo accogliamo di nuovo con un applauso, così sono sicuro che siete attenti. Vai. Allora, grazie Rossella. Visto la tua definizione, potrei dire, se volete sapere perché mi ha dato nel Casaleggio, cliccate qui. Mi viene subito da fare clickbait. Questo mi fa capire. Appunto, dove ho il tempo? Così? Cioè, la questione, benissimo. Allora, io vi parlo di una cosa che in realtà non ha nulla di innovativo, cioè noi non ci siamo inventati niente quando abbiamo iniziato a utilizzare un sistema per cercare di capire quali sono i soggetti che in qualche modo spandono l'informazione. Cosa intendo dire? Che probabilmente i nostri progenitori, cioè gli uomini di Neanderthal, eccetera, avevano qualcuno che gli faceva un po' da riferimento, cioè che gli diceva che cosa era accaduto nella battuta di caccia. Se vogliamo elevare un po' il discorso che sto facendo, sociologicamente questi soggetti si chiamano maven, c'è un termine, sono gli hub quando si fa la social network analysis, cioè sono soggetti attraverso cui passano le informazioni. Noi in siciliano abbiamo anche un modo di dire molto simpatico, sono le cucchiare di tutti i pignati, cioè quelli che rimestano un po' da qua e di là. Cioè noi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che cercare di trovare un metodo per far capire quali sono i soggetti che hanno una propensione maggiore a condividere le loro informazioni. Come si fa questo nel 2016? Attraverso i social media. Quindi attraverso una classifica che abbiamo iniziato a fare un po' di anni fa, adesso quasi 2 anni, abbiamo soltanto messo in ordine chi attraverso i social aveva un'audience un po' più alta. In realtà noi non abbiamo preso mai troppo sul serio questa storia dell'influenza, cioè non è forse corretto dire che noi siamo influenti, perché ciascuno di noi è influente per qualcun altro, magari qualcuno per suo figlio, per suo fratello, per un suo amico, e chiunque può diventare influente all'improvviso, cioè magari non lo è stato in passato, poi su un tema dice una cosa particolarmente sensata che ha una grossa diffusione e quindi può diventare influente. Nella classifica troviamo soltanto una lista di soggetti che attraverso un algoritmo che è gestito da una società americana che si chiama Clout ci dice quando riusciamo ad avere molte condivisioni, molti mi piace e molti commenti. Alcuni ci riescono più spesso, alcuni sono stati anche qui stasera, altri ci riescono un po' meno spesso. Ora, il tema dell'influencer marketing è uno dei temi caldi nel mondo del marketing in questo momento, perché insomma dopo essere passati attraverso i blogger e altri soggetti che potevano un po' spargere la voce, sicuramente individuare chi ci può aiutare nelle campagne ci dà una marcia in più. Questo è quello che per esempio ha fatto molto bene Leonora da un po' di tempo, ci ha anche invitato per avere la possibilità di raccontare un po' la nostra storia, e tanti altri si sono avvicinati a noi. Abbiamo cercato di trovare un modo per sostenere tante campagne, l'abbiamo fatto con Salvare Palermo, con una bellissima iniziativa che è quella legata a Demetra, ne approfitto per salutare appunto l'architetto Pirani che è qui stasera, e siamo riusciti un po' a creare una sorta di clima positivo. Da soli non ce l'avremmo mai fatta, forse neanche loro ce l'avrebbero fatta, forse non ce l'avrebbero fatta i singoli finanziatori. Siamo riusciti a recuperare questo mosaico, adesso lo stiamo già facendo per la Fontana dei Draghi, però diciamo anche per quanto riguarda le tematiche ambientali l'abbiamo visto con le trivelle, insomma tutta l'attenzione che si è creata attorno, individuare quelli che sono i soggetti possono aiutarci a veicolare un messaggio è molto importante. Quindi un piccolo spunto era quello che volevamo dare stasera, credo che il tempo sia quasi per finire.
consultare la classifica e contattare queste persone, o direttamente potete farlo attraverso, diciamo, il sito, guardando un po' quelli che sono gli hashtag che funzionano più o meno bene per individuare gli argomenti, alcuni saranno proprio attivi anche su tematiche ambientali, o contattare noi può dare una marcia in più alla comunicazione. Poi, insomma, se non avete un'idea forte, probabilmente non basterà il fatto di diffonderla, però è condizione, come dire, necessaria ma non sufficiente a condividere queste informazioni. Dico l'indirizzo del sito, se non l'avete mai visto, socialinfluencer.it, adesso attivo su Palermo, Catania e da poco anche a Milano. Grazie e buon lavoro a voi.